Sera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Abbiamo deciso di tornare a parlare di eh, sicurezza dopo la maxi retata al Pionta della scorsa settimana, una delle più importanti operazioni di sicurezza che insomma la nostra città eh, ricordi. E siamo stati anche poi in questi giorni a raccogliere le voci sia eh, delle persone che oggi frequentano il Parco del Pionta anche di chi ci lavora, sentiremo insomma qual è la situazione eh, dopo questa eh, maxi retata. C'è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che subito si è complimentato con eh, le forze dell'ordine per questa brillante operazione. Tra l'altro preparata da mesi, quindi eh, poi insomma dopo chiariremo meglio anche alcuni aspetti già espressi dal sindaco eh, in una nota. E poi saluto Gerardo eh, Pappacena che è il segretario provinciale del SIULP, che è uno dei sindacati di polizia, buonasera. E ritroviamo Antonio Gibelli, segretario provinciale del SAP, sindacato autonomo di polizia, Piero Franchini, buonasera, buonasera. Piero. C'è cioè Fabio Mori, come sempre direttore della Casa Energia, per buonasera. dare il via, buonasera. buonasera. Allora, Devo e... dire che questo tema è poi un tema che abbiamo già affrontato noi in altre puntate, un tema centrale che è quello della sicurezza che il, il cittadino percepisce. E quindi la vicinanza anche dello Stato e delle istituzioni che ovviamente fanno parte un po' di tutto quel, quell'accordo, quel patto politico che, che sta alla base della. Del quieto vivere, sostanzialmente. Ecco, io credo che l'attività che è stata svolta al Pionta e il blitz delle forze dell'ordine sia ovviamente stato anche accolto con il plauso di tutta la città. Ovviamente, quella è una zona delicata, una zona che ha bisogno di, di intervento da parte delle istituzioni, quindi si è coronato in questa eh, quest azione repressiva importante. Io credo che la fase inibitoria, ovviamente, sia solo il primo passo, ovvero per rendere quella zona e per farla tornare appunto, in mano alla città di Arezzo ovviamente deve esserci portata di più la città. Questo come? Con attività, con attività che in qualche modo valorizzino il patrimonio che è presente all'interno di quei luoghi, sappiamo appunto il valore storico inestimabile, la presenza di un sito universitario che deve essere valorizzato a mio vedere e deve essere ampliato, nonché appunto anche la collaborazione con l'Università di Siena, ma anche l'ampliamento dell'offerta didattica ad Arezzo credo sia centrale in questo momento. E appunto far sì che la città continui a fruire di quel luogo, che rientri in possesso di quel, di quel panorama e eh, in qualche modo allontani quelle attività in qualche modo illecite che turbano poi la fruizione di, di quell'area che deve in qualche modo essere valorizzata e che in qualche modo sta, eh, si sta facendo dei passi in questa direzione. Insomma. Grazie Fabio. Grazie Partiamo dalla conferenza stampa, proprio del giorno dopo vediamo questo servizio si sono finti acquirenti hanno acquistato sistematicamente per giorni dalle persone hanno avuto dal pubblico ministero l'autorizzazione a ritardare gli arresti e i sequestri e così è venuta fuori la realtà che quello che sembrava il piccolo e occasionale spacciatore era invece uno spacciatore seriale e professionista che si inseriva in una rete di spaccio che aveva di fatto preso possesso di quel territorio. Agenti sotto copertura acquistavano la droga per sanare così pusher da girare l'ostacolo della modica quantità. Sono in tutto 41 gli spacciatori finiti in manette, di cui 37 con arresti differiti ed altri 4 colti in flagranza di reato. Così si è conclusa l'operazione Duomo Vecchio, un maxi blitz antidroga portato avanti dalla Squadra Mobile e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e coordinato dalla Procura di Arezzo. Un durissimo colpo alle principali piazze dello spaccio Aretine, Campo di Marte e il Parco del Colle del Pionta. Cercheremo di conservare i risultati ottenuti fino ad adesso, presidiando la zona. Uh, facendo naturalmente ulteriori sacrifici, ma penso che lo dobbiamo alla nostra collettività. Cinque mesi di indagini conclusi con i blitz dei giorni scorsi e la maxi retata al Pionta. Piazzate dalla scientifica anche le telecamere negli angoli più caldi del Pionta per immortalare così le cessioni. In carcere sono finiti tutti i cittadini stranieri, per lo più nigeriani, metà dei quali richiedenti asilo, ognuno aveva un ruolo ben definito nella fitta rete dello spaccio. Aree diverse, stupefacenti. Diverso, appunto ribadiscono la parte più prossima al parco solo hashish. Eh, il consumatore che viceversa desiderasse l'eroina o la cocaina avrebbe dovuto fare qualche passo più in su eh, e quindi rivolgersi proprio alla parte centrale del parco e del colle dove avrebbe trovato solo spacciatori nigeriani che mh, fornivano eroina e, e cocaina. Entrambe queste sostanze, fra l'altro purissime. Sono stati così recuperati alcuni centinaia di grammi di droga nel parco, 70 invece gli acquirenti segnalati, tra questi anche degli insospettabili. Abbiamo assistito a spaccio a minorenni, a persone anziane, anche persone assolutamente insospettabili, anche persone che eh, sono andate ad acquistare eroina o cocaina, comunque droghe pesanti con la loro divisa da lavoro, anche insomma eh, mestieri, professioni di una certa delicatezza. L'operazione rientra nel progetto Pusher 3 Piazza Pulita. 30 spacciatori tutti insieme portati in carcere effettivamente liberano la piazza di spaccio. Insomma, emergono sindaco tanti spaccati no? dal fatto che la metà fossero i chiedenti asilo, ma anche lo spaccato dei consumatori. Mi ha colpito questa frase no? professionisti anche che svolgono un ruolo delicato. Insomma, c'è cioè uno spaccato anche sociale da, 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 che viene fuori da questa chetata. Senza dubbio, tutte le volte che assistiamo a una offerta copiosa vuol dire che c'è una domanda altrettanto copiosa. Tant'è vero che noi, e ho fatto i complimenti io per primo a Questore su questa operazione di cui conoscevo i contorni, ne avevamo parlato in più di un'occasione, eh, non, non ci sorprende l'esito eh, diciamo, eclatante, cioè il numero di arresti e delle conferme eh, di fermo che ci sono state. Quello che ci sorprende è il fatto che eh, a quella domanda oggi faceva fronte questa offerta. Temo che se la domanda non cambia, l'offerta andrà a riproporsi se non lì da altre parti. Cioè, il tema è un tema sociale: eh, bisogna trovare il modo di presidiare gli spazi pubblici, indubbiamente, ma anche di evidentemente trovare il bandolo di una matassa che eh, conduce molti aretini all'uso di sostanze stupefacenti. Né più né meno come in altri settori c'è un abuso di sostanze di, di, di alcol. Comunque la risposta è stata forte e adesso insomma la situazione è oggettivamente cambiata, adesso è forse ora il momento no, di, di lavorare ecco, per la parte di... Per mantenere, l'ha esatto. detto lo stesso Questore, certamente lui è responsabile provinciale per la sicurezza e qui si tratta non di sicurezza percepita ma direi di reati contro eh, il patrimonio ma anche contro reati penalmente rilevanti e quindi... Eh, occorre mantenere quella pulizia che è stata fatta con questa grande operazione. Eh, la Polizia Municipale a questo punto può tornare in campo per svolgere insieme alle forze di polizia, mi riferisco alla Polizia di Stato ma anche a Carabinieri e a Guardia di Finanza, quello che è il sistema di sicurezza e di, di presidio di uno spazio pubblico come il Pionte. Chiedo a Gerardo Pappacena, al di là insomma, di, di quelli che poi saranno i, i risvolti poi di, del proseguimento ovviamente eh, di questa e di altre operazioni, ecco, dal, dal vostro punto di vista, eh, quali sono i problemi della, della città, proprio visti dal, dagli occhi di chi appunto lavora per la sicurezza di tutti? Beh, I problemi della città già il sindaco ha risposto se c'è una domanda eh, diciamo su un articolo di questo tipo. È chiaro che lasciare il, il campo sguarnito eh, porta a rioccupare di nuovo la, il territorio da, da insomma, personaggi indesiderati e quindi di nuovo a tornare appunto da capo. L'operazione è stata molto laboriosa e lunga e ha coinvolto i colleghi della squadra mobile in, in partenza, poi col supporto dello scuola della polizia scientifica, eh, si è portata avanti un'indagine per uh, diverso tempo, 5-6 mesi, e poi bisogna dire anche che c'è stato un supporto importante anche da parte del, de, dei colleghi delle volanti che hanno uh, partecipato anche nella prima fase a, a queste uh, operazioni e poi fino al culmine uh, del, del blitz finale che ha uh, diciamo coinvolto anche reparti di Firenze, cinofili, abbiamo visto anche il cane molto, molto attivo che ha trovato anche uh, un'arma anche se poi si è rivelata giocattolo e quindi è stata un'indagine un molto lunga e un'attività molto intensa. Cioè, risultati di questo tipo si possono ottenere solo con forze uh, in numero uh, almeno adeguato. Cioè, almeno mh, il numero adeguato è quello che eh, purtroppo però ci porta a una pianta organica vecchia del 1989 e rispetto anche a una pianta organica vecchia del 1989 quando magari il tessuto sociale era della, della nostra città era diverso, insomma la popolazione era minore, oggi si arriva penso circa, circa 100.000 abitanti, all'epoca sicuramente erano di meno. e Quindi una pianta organica mh, nonostante vecchia comunque siamo sotto eh, circa il... 13-14%, insomma quello che se si vogliono mantenere degli standard eh, di sicurezza e di attività di controllo del territorio, eh, anche eh, diciamo, come servizi di polizia stradale, allargando eh, il discorso, eh, bisogna tornare almeno a quello che è il minimo, che era, cioè la pianta organica che era prevista nell'89 e quindi avere un'efficienza che porta alla sicurezza del, del cittadino. Questo è, questo è in sostanza il problema Antonio Gibelli dal, dal punto di vista del, del SAP ecco, mantenere questi risultati ecco, proprio per questo organico carente non sarà facile e non solo per questo ovviamente perché certo, poi è un certo. problema molto complesso Ma, eh, Sicuramente sarà impossibile non è per fare diciamo, l'uccello del malaugurio il problema è che come ho sottolineato altre volte manca poi quel sostrato normativo che permetterebbe di eh, tenere queste persone in carcere, perché già dovremmo fare un pochino il punto della situazione riguardo a questa, questa operazione. Innanzitutto eh, delle, dei, dei provvedimenti eh, che sono stati eseguiti, già un quarto delle persone sono uscite, diciamo, sono, sono, hanno unicamente come misura dell'obbligo dell di firma quotidiano. Quindi eh, capiamo bene che eh, anche gli altri che sono stati messi in carcere con misura cautelare, probabilmente quanto saranno? Un mese, due mesi, poi usciranno. Quindi, se eh, manca appunto, eh, la norma che consenta di eh, rinchiudere queste persone per un tempo considerevole, è chiaro che poi eh, inesorabilmente il problema si, si ripresenterà. Poi, volevo fare un'osservazione: ecco, eh, purtroppo il sistema normativo cosa ha eh, portato anche? Porta ad un'altra conseguenza molto importante, qual è eh, quella delle, delle spese. Eh, se noi facciamo, visto che va di moda in questi, in questi ultimi mesi, diciamo così, un, una considerazione sul, sui costi e benefici e vediamo quanto è costata questa operazione. È costata tantissimo perché eh, nonostante i colleghi lavorino in regime di lavoro straordinario a 6,50 euro l'ora eh, teniamo presente che eh, ci sono stati cinque mesi di attività, sei mesi non so quanto, con colleghi che hanno lavorato 12 ore al giorno. Poi, eh, se mettiamo tutti quelli che sono stati aggregati qui, eh, l'elicottero e quant'altro ci cioè abbiamo speso eh, decine di migliaia di euro. Per eh, 30 provvedimenti, che no, 40, quanti sono in totale? Che probabilmente nel giro di due mesi eh, non avranno più alcuna efficacia, visto che queste persone si ritroveranno ancora per strada senza la possibilità di essere espulsi dal territorio nazionale, visto che eh, a tutt'oggi eh, queste espulsioni rimangono sulla carta ma non, eh, non vengono eseguite per problemi di carattere internazionale e quant'altro. Quindi insomma, eh, sì, eh, complimenti sicuramente per l'operazione, il grande sforzo, grande lavoro, grande impegno sottopagato anche tra l'altro dei colleghi, però aspettiamoci sicuramente che eh, il problema si ripresenti da un'altra parte finché non si mettono in testa a livello nazionale eh, che mh, vanno cambiate, vanno cambiate le regole di ingaggio, non solo, ma soprattutto vanno cambiate, diciamo, la possibilità, va data la possibilità di adottare delle misure cautelari e delle misure restrittive sicuramente diverse rispetto a quelle che ci sono ora. partiamo da qui dopo la pausa. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di sicurezza dopo la gettata al Pionta. Volevo sentire Piero Franchini anche sulle ultime considerazioni che faceva prima no? Antonio Gibelli del dopo retata e di tutti gli interrogativi che adesso ci si pone, che cosa rimarrà? Sì, io mh, sono vicino a quella zona, quindi eh, ho vissuto diciamo in eh, precedenza tutto ciò che c'era prima, ecco, quindi, e onestamente è da tempo che ci aspettavamo un po' effettivamente che venisse fatta un po' di pulizia in modo veramente organizzato. È quello che eh, mi dispiace effettivamente dire eh, appunto, eh, che, eh, è che c'è sempre là dove c'è eh, bisogno, c'è sempre mancanza di, di, di soldi, mancanza appunto, di investimenti, mancanza quindi... Ecco, e, e questo poi porta pian piano effettivamente a creare, io lo dico così in, in semplice, degli allevamenti, degli allevamenti di, di, di gente che per, o per l'alcol, o per la droga, oppure anche per altre microcriminalità. Eh, onestamente eh, credo che ci sia bisogno di essere presenti non una volta tanto che si fanno delle bellissime cose, però molta gente magari ha pensato che questo è stato un blitz proprio che certe volte sembrava anche così esagerato per dire, no? perché è tanto che lì sono almeno eh, tre anni diciamo, che eh, il problema esisteva e onestamente era affidato diciamo, ai tre o quattro poliziotti che poracci facevano eh, di tutte e di più per dire, però ecco, secondo me si poteva anche intervenire prima perché poi dopo quando eh, la cosa è diventata grossa quando, quando, si, quando si è ingrossata poi dopo si estende non solo al luogo dove ma eh, si creano de, de, delle ramificazioni che eh, si è visto che ultimamente eh, andavano in tutta la città si è visto per dire eh, a, a Giotto si è visto per dire ecco, in altri posti dove effettivamente magari con eh, avere spento questo eh, fuoco prima ancora che e fosse diventato grosso così e, e spesso tanto, tanti personaggi lo, lo hanno detto sia, sia da, da parte diciamo, de, del normale pubblico che abita in quelle zone ma anche per dire da parte di, di, di tante persone che eh, si, più volte hanno richiesto magari che ci fosse stata una cosa più incisiva. Quindi ecco secondo me ecco, ripartendo ora, ora eh, siamo arrivati a un punto che sì come diceva appunto Cipelli e questi fra due mesi siamo da capo, perché onestamente le leggi che noi abbiamo non è che garantiscono queste certezze di pena, queste cose che così, diciamo, improvvisate sembrano, che poi invece le leggi ci dovrebbero essere, che, 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 che portano a dare una giusta diciamo, pena a chi ha effettivamente fatto, delle cose che non doveva fare. Quindi, secondo me, ci vuole ora, bisogna ricominciare già da ora con la prevenzione, che queste cose non risuccedano. Perché io credo che, onestamente, eh, pian piano lì, sia per la zona che è vicina alla stazione, appunto, quindi arrivano personaggi anche da fuori, quindi è facile diciamo, essere raggiunta, e poi anche perché, appunto, questa proprietà di questo ter terreno. Di, di, di più, come dice, candi troppi padroni mori di fame e quindi ecco lì eh, onestamente eh, sempre aperto, sempre praticamente la gente che può andare a tutte le ore del giorno e della notte e magari eh, lì ci dormono, ci fanno di tutto e abbiamo visto infatti che in un servizio eh, che è stato fatto poi qualche giorno dopo e sono state ritrovate una... Dopo lo vedremo e quindi sono state trovate le tracce sempre di, di eh, questo. Allora, sentiamo il sindaco sia sull'aspetto so, normativo e non so se ritiene che debba, eh, debba essere cambiato qualcosa e poi su questo fatto della, che un po' se ne parlava anche durante la campagna elettorale no? era uno dei temi, ricordo il Pionta no? come eh, e ancora non c'era quel fenomeno che poi si è verificato eh, in questi ultimi anni, eh, come comunque eh, andare a sorvegliare, a, anche a circoscrivere una zona che è difficile proprio, no? Perché, proprio per la sua conformazione. Ma partiamo dal tema della normativa, sicuramente il nostro è un paese libero, è un paese garantista, per certi versi forse anche troppo garantista. il um, la limitazione della detenzione di sostanze stupefacenti alla dose personale consente a molti, con questa tecnica nuova, che ognuno si porta dietro la dose personale, di evitare poi il, le conseguenze penali che secondo me invece dovrebbe avere. E quindi questo è un problema non tanto di applicazione di leggi, i giudici fanno quello che è il loro mestiere, quanto di formazione del corpo normativo. Forse qualcosa su questo andrebbe fatto e forse potrebbe dare dei risultati in, term in termini di perlomeno rallentamento di un'attività che per quello che dicevamo prima è diciamo, non dico inevitabile ma comunque molto legata agli usi, alle abitudini, a problemi di tipo sociale. Per quello che riguarda la eh, questione della, diciamo, del presidio del nostro territorio che è stato un po uno dei nostri cavalli di battaglia nel corso della campagna elettorale, eh, non posso dire che siamo arrivati a cogliere nel pieno il risultato, ma il lavoro è stato fatto in maniera copiosa. Consideriamo tutte le telecamere che sono state installate e collegate con la centrale operativa della Polizia Locale e da lì poi con le centrali operative di Polizia di Stato e Carabinieri, da un lato, ma dall'altro anche il grande impegno economico che l'amministrazione ha messo nella reperimento di risorsa umana mi riferisco agli agenti di polizia locale. Eh, li abbiamo, abbiamo aumentato il numero di poche unità ma siamo riusciti eh, con una eh, eh, assunzione massiccia a compensare più che compensare il turnover. Se non avessimo fatto quel tipo di azione il numero degli agenti in servizio sarebbe diminuito per effetto del pensionamento. Questo è una, un tema che riguarda non soltanto la Polizia Municipale ma riguarda anche altri settori dell'amministrazione nei quali però abbiamo dato meno risorsa rispetto alla Polizia Municipale e il numero complessivo di addetti nella nostra amministrazione è comunque continuamente in leggera decrescita perché il tasso di pensionamento è molto elevato e non si riesce ad andargli dietro con le risorse per eh, rimpiazzare chi va in, in quiescenza. Questo è figlio di, se non ricordo male, sei anni di blocco delle assunzioni di tutte le amministrazioni pubbliche. Eh, evidentemente per rincorrere una virtuosità che il Comune di Arezzo peraltro aveva perché non si sono mai avuti problemi di eccessiva acquisizione di personale, ma quello che serviva, il non poterne acquisire di nuovo ha portato da un lato alla riduzione complessiva degli addetti e quindi anche della Polizia Municipale, ma soprattutto un invecchiamento dei, degli addetti e questo con evidenti problemi che riguardano anche l'efficienza. Nonostante questo la Polizia Municipale, o meglio la Polizia Locale, come ancora oggi si chiama eh, la nostra, ha un'efficienza buona, io mi complimento sempre con gli agenti, eh, lavorano tantissimo, si sono resi disponibili anche ai turni notturni per allungare il servizio fino alle 2 di notte, fino alle 3 di notte, e, e questo grazie a una politica corretta che viene effettuata dal comando. Vediamo uh, Chiara Salotti come ha percepito l'umore dei passanti del Pionta qualche giorno fa. Siamo contenti finalmente. Si cammina più tranquilli, ecco, si può camminare rilassandosi, mentre invece prima si camminava e si vedeva il delirio. Molta confusione c'era prima, anche troppe nera. Un'area verde finalmente restituita alla cittadinanza. Questa è l'area che si respira al parco della Colle del Pionta dopo l'operazione Duomo Vecchio che ha portato all'arresto di 41 spacciatori, assestando così un duro colpo alle principali piazze dello spaccio Aretine. Ah, è una goduria! Si vive, c'è ora! Più tranquilli. Mettesse, certo. Adesso continua il pattugliamento impiegati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale di Arezzo. Fino a poco tempo fa era invivibile. Comunque con un po' di coraggio si, si camminava. E oggi si cammina più tranquilli? Sì, sì, sì senz'altro. Poi ci sono le pattuglie della Polizia, quindi tutto bene. Era necessario questo? Altro che. sì. Nel corso di questi controlli, i poliziotti hanno fermato un pusher magrebino che era finito in manette lo scorso 9 maggio durante la maxi-retata. L'uomo, con precedenti penali per spaccio e violenza sessuale, destinatario, dopo l'udienza di convalida, nel divieto di dimora nella regione toscana, è stato sorpreso nuovamente al Pionta con 200 euro di banconote di piccolo taglio. È stato così portato in un centro di permanenza temporanea per essere espulso. Non si ferma nemmeno l'attività di polizia giudiziaria della squadra mobile di Arezzo per rintracciare gli ultimi indagati destinatari di un provvedimento cautelare ed ancora liberi. A Livorno è stato fermato un pregiudicato marocchino al quale era stato notificato il divieto di dimora nella provincia di Arezzo. Chiedo a Giacardo Pappacena, ehm, il fatto che, che diceva prima anche Antonio Gibelli dal punto di vista proprio della gente, no, sapere che purtroppo no, dopo che c'è stato un fermo è probabile che poi magari quella persona dopo qualche giorno gli spunti fuochi come abbiamo sentito no? eh, sempre addirittura nello stesso posto, eh, quanto è frustrante per chi poi insomma, spende con sacrificio o fa con sacrificio il proprio lavoro. Sì, sì. Posso fare una piccola parentesi? Sì. È soddisfacente sentire eh, l'apprezzamento delle persone dopo il lavoro che è stato fatto, insomma, che, che si sono riappropriate appunto dell'area dell di un parco come il colle del Pionta. E quanto è frustrante? Il, il problema che diciamo, con la magistratura eh, chi ha svolto le, indag le indagini si è posto era proprio quello di cercare la via per eh, fare in modo che eh, il fenomeno non si ripresentasse subito e quindi trovare la strada eh, migliore e più efficace per fare in modo che Appunto, dopo una settimana non ce li ritroviamo di nuovo tutti, eh, tutti lì di nuovo a, a spacciare perché questa era l'attività che poi svolgevano. E quindi era proprio il discorso della modica quantità eh, a girare questo cavillo, se mi permettete, che eh, viene cercato nel, nelle pieghe del, de, della legge, perché poi effettivamente il giudice, insomma, chi svolge le indagini come autorità giudiziaria applica la legge però si trovano queste, queste piccole scorciatoie eh, per superarle e il problema era proprio quello e quindi si è dovuto fare un'attività molto più eh, intensa proprio per arrivare a, eh, a fare in modo che non si rimettessero in campo eh, nel, nel breve tempo e questo probabilmente con questa tecnica adottata in questo modo con eh, i colleghi sotto copertura tutto il resto permetterà diciamo, una, una detenzione più lunga Antonio Belli, eh, si dice che la metà erano richiedenti asilo. Quello che mi chiedo in generale, al di là del, di questo singolo caso, cioè se sono richiedenti asilo, dovrebbero essere accolti, da cioè eh, dove eh, dormono nel senso non dovrebbe esserci una struttura che, che in qualche modo no, li, 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 li dovrebbe ospitare e magari coinvolgerli anche in qualche attività o no? Sì, sì, sicuramente le strutture ci sono, sono obbligatorie, nel senso che devono fare riferimento queste persone a delle strutture. Tra l'altro ci sono anche dei regolamenti che giustamente queste strutture adottano, violando i quali poi eh, le persone ospitate vengono estromesse, creando però un ulteriore problema, perché chiaramente eh, questi soggetti continuano ad avere il permesso di soggiorno provvisorio, diciamo così, in attesa che si pronunci la Commissione e nel frattempo non hanno più eh, la situazione alloggiativa, il vitro alloggio di prima. Quindi paradossalmente il problema è, è maggiormente, si, si ripresenta in maniera ancora maggiore rispetto a prima, magari quando questi regolamenti non c'erano o comunque non erano così considerati. Eh, quindi, che dire, probabilmente andrebbe riconsiderata tutta la faccenda, nel senso però questo chiaramente bisognerebbe di provvedimenti a livello nazionale, cioè periodi molto più brevi, molto più, più corti per accertare questo effettivo Stato. Um, e quindi poi un, una permanenza minore delle persone che non ne hanno titolo sui vari territori. Il è che si dibatte da, Beh, certo, eh, da anni, da anni per esempio, sicuramente, certo. perché poi dopo loro fanno ricorso, in seguito al diniego, il primo diniego della Commissione presentano ricorso, tra l'altro pagato eh, dallo Stato, perché loro sono dichiaratamente nullatenenti e passano per i tempi tecnici che ci sono e per la gran molle di domande passano anche un paio d'anni. Quindi queste persone di fatto rimangono qui eh, tre anni in tutto, eh, ci sono i volenterosi che si danno da fare perché hanno anche la possibilità di svolgere un'attività lavorativa se vogliono. Si vedono dei ragazzi che vanno in giro a portare i volantini eh, commerciali, gente che si dà da fare, però mh, purtroppo un, una buona parte di questi soggetti è, è dedita ad attività delinquenziali. Torniamo tra poco. noi insieme dalla casa energia, saluto e ritrovo Filippo Moneti. Buonasera noi a tutti. Ci siamo conosciuti sì. anni fa proprio per fare un servizio al Pionta, sì. giusto? Sì, perfetto. E tu ogni tanto mi segnalavi, no? Quindi, sì, diciamo, certo. quando c'era qualcosa. Ti chiedo tu che lo frequenti perché sta, abiti lì vicino, sì, no? Lo frequento con la mia famiglia, diciamo gli ultimi 3 o 4 anni sono stati anni abbastanza, anche 5 6 direi anni abbastanza burrascosi nelle frequentazioni del Pionta, sia per le persone che lo frequentano, sia per le persone i cittadini italiani, ritini tutti, che si trovavano a frequentare, a passare di lì. Rispetto a prima questo, diciamo, questo intervento della polizia è stato ben accetto da tutta la cittadinanza, però nel, nel tempo, specialmente nell'ultimo anno, sono nati, diciamo, sono sorti dei comitati cittadini proprio che tendenzialmente cercano di riempire uno spazio che è stato lasciato vuoto per troppo tempo, quindi eh, rispetto ai temi del consumo affrontato dal sindaco è un tema veramente scottante rispetto anche a dipendenza e di abuso di minori, giovani. Quindi... Perché avete sentito anche minorenni, no? Minorenni più che altro, io l'ho visto con i miei occhi, insomma, eh, ragazzine, ragazzini, anche gente adulta, insomma, eh, non, ha, non bisogna negazionare, insomma, di, tutti, diciamo, di tutte le età, però insomma ecco la disponibilità di avere diciamo, un mercato a cielo aperto, questa è stata diciamo, oggi tagliata. Il, sulla prevenzione è un argomento diciamo, abbastanza importante rispetto sia alla tematica dell'immigrazione perché i richiedenti asilo oggi probabilmente non avendo un impiego, probabilmente sono risorse che potrebbero essere impiegate anche in lavori socialmente utili, invece si trovano poi in una marginalità che li pone poi di fronte a, un, a una solitudine, in diciamo, questa società che poi li, li mette a disposizione anche di determinati traffici illeciti, sono ecco, è manovalanza facile ecco, anche. E poi rispetto anche alla prevenzione sulle scuole, io non vedo diciamo, non è la critica a nessuno, però eh, avendo un bambino cioè, non vedo cartelli dove viene indicato che so, il consumo di droga può provocare, tot, tot danno, deficit, oppure non c'è una prevenzione diciamo, oggettiva che richiama poi a un, diciamo, a un diniego di, di, di usare insomma sostanze stupefacenti, quindi sono temi tanto importanti, ci sarebbe da parlare tanto. Eh. E oggi com'è la, la situazione? La situazione, diciamo, non, non abbiamo visto più nessun tipo di traffico da due o tre giorni a questa parte, anche se poi, diciamo, il punto fondamentale rispetto anche alle spese che poi sono state, diciamo, affrontate rispetto all'operazione stessa, probabilmente il punto fondamentale è l'evoluzione, cioè, questo spazio è, come verrà occupato a livello culturale e sociale, quindi rispetto anche al presidio del Pionta, della Polizia, io da cittadino mi auspico che sia anche un presidio di natura culturale e sociale. A dirigere poi un controllo, questo fa sì anche un risparmio oggettivo in termini di risorse della polizia, insomma. Cioè portarci gente, portarci, portarci niente. La socialità, la vitalità delle persone che automaticamente esclude eh, modelli di vita o diciamo, comportamenti diciamo, non adatti a uno stile di vita sano, ecco. quindi, sport, associazionismo, tutta una serie di progetti che possono essere messi in campo. Ecco. Allora chiedo proprio al, al sindaco se nella visione futura abbiamo visto a Campo di Marte ad esempio i giochi per bambini che comunque rappresentano no? eh, un segnale diverso. Ecco sul Pionta dove c'è una problematica di proprietà diverse. Eh, che non so se sarà mai eh, risolvibile eh, quindi che cosa si può fare e se intanto la ASL poi ha risposto a quell'ordinanza se si è messa in moto al di là che ha transennato no, le, le palazzine però ecco si ha transennato ha messo in sicurezza in realtà noi avevamo, chiesto, non avevamo messo un'ordinanza alternativa o di demolizione o di messa in sicurezza hanno optato per la seconda hanno messo in sicurezza le costruzioni pericolanti eh, non c'è dubbio che la, la divisione in, in più parti della proprietà sia un problema oggettivo. Ci sono Comune, c'è Provincia, c'è azienda sanitaria locale, c'è Università. E con interessi diversi, con deleghe politiche e sociali diverse, quindi non è compatibile la funzione di ciascuno di noi su un discorso di sicurezza complessiva. Ad esempio, la parte di proprietà del Comune è interamente recintata non lo sono le altre. Più volte si è discusso con il questore, anche con il precedente questore, sull'opportunità, barra necessità, di provvedere a una recinzione continua e completa di tutto il parco, che però si svolge su proprietà diverse, per avere la possibilità di tenere sotto controllo gli accessi. Sarebbe molto più facile poter operare per i corpi di polizia. E purtroppo non può fare tutto l'amministrazione comunale, per cui si sta cercando di andare verso un presidio anche fisso del territorio di questo tipo. Per quello che riguarda le iniziative, molte sono, tuttora, molte saranno, eh, le corse, la frequentazione, le passeggiate, tutte di, di carattere diciamo, più o meno pubblico in modo tale che la gente ritrovi quello che manca rispetto al Pionta, che è la fiducia di poterlo frequentare in tranquillità. Lo diceva prima una signora, che con un po' di coraggio ci si camminava, oggi è molto meglio, dobbiamo mantenercelo. Nell'ambito di questo tipo di attività, insieme al maestro Provenzani, alle sette note... Se saranno organizzati a breve dei concerti in mezzo alle, eh, agli scavi archeologici proprio per richiamare gente, perché tanto più si richiama gente in quel luogo e tanto più se ne tengono lontani i, i malfattori, i malviventi, coloro che di questo grande spazio si approfittano per, us, per un uso improprio. Grazie. A Filippo vuoi aggiungere altro? Eh, volevo aggiungere un altro <coughs> molto sentito rispetto alla frequentazione, anche specialmente invernale, sono l'impianto di illuminazione che. è veramente un po' carente rispetto alla vastità dell'area perché è poco illuminato, quindi già anche senza nessun tipo di individuo individuosco mette a disagio le persone anche a passare di lì, insomma. quindi l'illuminazione è un tema molto sentito. L'ho fatto nella zona, quella università, che, che sì. sono state messe queste sì. luci, no? questo è eh, un investimento eh, ecco. che andrebbe forse valutato nel tempo ecco, per permettere poi l'accesso a un'ogni ora in sicurezza, ecco tutto qua. Grazie, Prego. grazie a Filippo, grazie. Adesso vediamo invece ascoltiamo questa volta con Greta Settimelli l'umore soprattutto di chi ci lavora e comunque eh, Greta ha trovato questa situazione. Come si viveva prima di questo blitz? Male. A tutte le ore, tutti i giorni, era un via vai continuo, c'era cioè paura anche a uscire, venire a lavorare e a uscire. Magari c'è meno spaccio ma c'è comunque il consumo, ci sono tante sì. siringhe. Sì, quello sicuro, sì. Poi la notte, quando non sono visti, sicuro. Consumano sì tutto, addirittura anche davanti alla residenza dei pazienti. C'è ancora timore ad attraversare il Pionta, ma l'appello alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale di Arezzo da parte dei cittadini è quello di non mollare. Frequentare e non perdersi, cioè, io a tutti gli incitamenti di non passare non ho dato ascolto perché io comunque spesso passo proprio di là. Anche se il fenomeno è notevolmente diminuito, il consumo di droga c'è ancora. In queste scale, che si trovano dietro il circolo del Duomo Vecchio, abbiamo trovato tante siringhe. Qua wow, ci sono abbondanti. Su per le scale, se volete. Ecco, qui c'è il primo sì. step. E più un è meglio. Anche perché qua su viene usato anche l'albarda. C'è una sala del bar. E proprio all'interno di questo circolo c'è una voce a cui prestare la massima attenzione. È quella di Valentina Cavalli, volontaria dell'Associazione Colle del Pionta Onlus. Come si vive qua? Insomma. In certi momenti meglio, in certi momenti peggio Diciamo che noi, io ero qui giovedì quando è successa la retata e di conseguenza c'era di tutto di più. Cioè poi venerdì mattina io ho aperto insieme alla mia mamma e abbiamo trovato qui davanti una marea di siringhe, eh, sporcizia, zaini, di tutto di più e queste siringhe erano anche senza il tappo, Sì, nonostante la retata che comunque hanno fatto giovedì, eh, venerdì abbiamo ritrovato questa roba qui. C'è bisogno diciamo, che come dire, le forze dell'ordine non mollino la presa perché sennò qui si torna un po' al Bronx. Sì perché comunque cioè, dovrebbero fare più controlli la mattina magari all'ora che apriamo che sono le sette e mezzo okay. e anche la sera che chiudiamo alle sette perché comunque è un orario che magari anche durante il pomeriggio perché anche i bambini potrebbero comunque venire anche in questa zona a giocare perché cioè, insomma, è un problema grosso. Qui. Continuano a consumare droga qua? Secondo, te. secondo me sì, perché poi secondo me anche per, per i ragazzi che vivono qui alla residenza psichiatrica è anche pericoloso comunque uscire anche nel pomeriggio, che sono tutti diciamo, persone con problemi che non stanno bene. Ecco. Quindi per far tornare veramente il pionta agli aretini che cosa si dovrebbe fare? Pulizia. Pulizia di queste persone o comunque magari fare più controlli. Ecco. Non, non, non mollare. No, non mollare la presa perché siamo stati bene alcuni giorni, ma oggi, oggi li ho rivisti qualcuno e anche in certe condizioni, cioè... ubriachi, anche mezzi fatti. Sì, e poi anche un po' di pulizia a livello generale, perché comunque cioè, avevano ripulito, ma stamani era di nuovo peggio di prima. Siringhe, lattine, contenitori della pizza, noi siamo qui. Come diciamo riabilitazione al lavoro, e sì. un momento di socializzazione e di, diciamo di anche di non stare a casa a pensare ai nostri problemi. Però se qui c'è cioè, altri problemi non è che la situazione nostra personale migliora comunque. Insomma, colpisce anche un po' la sfrontatezza, cioè nonostante il clamore del, no, dell'operazione, qualcuno no, pensa bene, no? Piego, di cioè, andare avanti come segnante fosse. Questo è il brutto, no? perché chiaramente eh, come diceva appunto il sindaco che eh, una recinzione fatta verso, diciamo, quindi impedirebbe di avere tanti accessi, quanti... Qui la notte io vedo la sera passare per dire gente con le, le sue borse perché vanno a dormirci, vanno a... Eh, magari quelli diciamo, forse sono quelli meno eh, pericolosi. Però, ecco, questo dimostra che lì è, è un posto dove si va per far tutto, insomma, all'infuori delle cose giuste che si dovrebbe fare. Insomma. Quindi un bel parco che è, è un, diciamo una, una boccata di, di ossigeno per, per la città, per, appunto, per, per chi vuole eh, subito essere vicino eh, diciamo, a, a, in aperta campagna, perché lì siamo, sì, in pochi eh, metri si arriva… Dovrebbe, secondo me, ecco, ci, ci, bisogna impegnarsi un po' più tutti, tutti e quindi ecco, e cercare di, di trovare appunto, degli scamotagi che impediscano a questa gente di, di, di trovare una, una, un alloggio quasi sicuro, perché fino ad ora era lì, era il posto, era quasi sicuro, insomma, perché sì, c'era qualche presenza da parte. De, però se ne è parlato più volte no? che per dire. Con, con, con una o due pattuglie cioè a fare il controllo della città magari di notte, eh, non è che sia facile, insomma, io lo capisco, lo capisco. Quindi, ecco, ci vogliono più investimenti appunto da parte de, de, dello Stato, da parte di chi effettivamente deve farli e, per dare un po' di sicurezza, ma soprattutto ecco, è questo eh, avvicinarsi delle istituzioni appunto, alla cittadinanza in modo da vedere ecco, di... Eh, metterla là dei progetti che, di lungo respiro da, in modo che si possano effettivamente organizzare delle cose lì, eh, perché andiamo nel periodo estivo, eh, lì la sera, secondo il mio punto di vista, vanno cercando di fare delle attività perché sennò no, si ritorna, perché dopo lì si dorme bene anche all'aperto, e, e, e quindi ritorna il dormitorio che c'era. Che bisogna essere presenti e, e, e appunto fare pressione in modo che fra tutti insomma, si riesca pian piano a ripulire questa zona torniamo dopo la pausa per le conclusioni e eccoci insieme, ultima parte dalla Casa dell'Energia eh, Sindaco, ci sarà un presidio comunque che sarà quello della nuova sede della Polizia Locale eh, che tempistica ci possiamo dare? E lì sarà, di fatto, anche quella sarà quasi una, una delle vie di accesso proseguendo la via Filzi no, attraversando la strada. E lì poi c'è una delle entrate del Pionta, quindi siamo abbastanza vicini. Sì, è un diciamo, presidio territoriale importante, quello che abbiamo. non ancora, ma che stiamo mettendo in piedi e che è proprio la nuova sede della caserma della polizia locale. Eh, il, la, la procedura per l'affidamento della locazione finanziaria è in corso in questi giorni, è stato individuato il concorrente vincitore. Eh, purtroppo l'offerta che ha proposto è anomala. È stata richiesta la giustificazione dell'anomalia dell'offerta, che è giunta ma eh, pare non del tutto completa o convincente, per cui viene richiesto dall'amministrazione un approfondimento. Tutto questo ovviamente. A me mh, non è che fa molto piacere perché si perde tempo, ma non possiamo evitare di fare questi controlli. Uno perché sono obbligatori per legge e due proprio per questo perché il chiamiamolo così l'escluso e il secondo classificato. Ricordo che erano due gli imprenditori che avevano presentato offerta. Se la procedura di affidamento al primo dovesse essere macchiata anche da una goccia di caffè, ci fa ricorso e ci fa perdere allora sì dei mesi. No, 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 sono due investitori, ah, due investitori che hanno entrambi ah, ah, okay. fatto una proposta funzionale con un progetto ah, siamo già alla fase, del, già alla del fase di affidamento okay, okay, dell'allocazione okay, dell finanziaria e quindi del progetto realizzazione della nuova sede. Quindi abbiamo perso del tempo ma non molto ma ripeto per problemi di tipo procedurale non imputabili a una nostra negligenza ma al fatto che la procedura garantisce comunque sempre ovviamente la trasparenza ma anche delle legittime aspirazioni dei concorrenti che in prima istanza risultano. Penalizzati da un'offerta economicamente meno vantaggiosa dell'altra. Un presidio di polizia municipale con due uscite come quello che è stato pensato per via Filzi, con un'uscita anche su via Rismondo, di fatto è un presidio importante. La presenza dei vigili, quello che io sempre ho sempre voluto sottolineare, è che mi aspetto dal comando che una volta che saranno installati lì, i nostri agenti escono per fare il servizio di prossimità a piedi, non devono partire con una macchina, trovarsi un parcheggio con tutto quello che ciò comporta in termini di efficienza. Di fatto eh, uscendo a piedi dalla caserma si comincia subito l'operazione di controllo e di, eh, di verifica del territorio. Quindi è una scelta importante, una scelta costosa, una scelta però che riuscirà a dare un, un ulteriore sistema di sicurezza a quella zona. Ricordo che non è una novità per la Polizia locale di Arezzo. Eh, anni fa era eh, il, il comando in via Guelfa, quindi a eh, 200 metri da dove lo vogliamo riportare noi. Era poi stato spostato nel locale di via Sette Ponti eh, dove eh, la sede è ottima, non, non ci sono problemi dal punto di vista della funzionalità, però tutte le pattuglie che montano per andare a fare servizio in centro devono prendere un mezzo, recarsi al luogo di lavoro e cominciare a lavorare dopo un, un periodo più o meno lungo di trasferimento in sede e poi alla fine di rientro in sede. Quindi, eh, ne, ne guadagneranno la presenza, l'efficienza e secondo me alla fine anche la, eh, il benessere organizzativo rispetto al lavoro della polizia locale eh, Giorno, dopo Pascena, si diceva prima no, del, dell'organici che, che sono quelli insomma, di fine anni 80 eh, ci sono altre, altre tematiche che vi stanno a cuore come sindacato e che ecco, vi farebbe piacere che magari venissero risolte va bene diciamo nel discorso dell'organico è Basilare perché, ripeto, se si vogliono tenere degli standard di sicurezza per i cittadini, è chiaro che bisogna arrivare almeno a quello che era previsto, anche se, ripeto, siamo indietro di diversi anni. L'auspicio è sempre quello di, di migliorarsi e avere, eh, diciamo, una polizia di Stato efficiente in funzione appunto della sicurezza della, della collettività. Ecco. Eh, Questo è. Eh, ci sono eh, si parla molto del Pionta, eh, ci sono altre zone ecco, che, che percepite potenzialmente difficili di cui magari si parla meno? Ma, eh, diciamo il Pionta è quello che ha, eh, si, si è prestato, comunque eh, almeno fino adesso si è prestato a attività illecite per il fatto di essere un parco aperto e anche in alcuni punti con... Eh, Locali abbandonati, e posti diciamo, anche difficilmente controllabili dall'esterno, quindi è quello diciamo, che fino adesso ha, ha raccolto purtroppo un certo tipo di, di, di persone poco raccomandabili. In genere, la città mi sento di dire che è una città vivibile, sana, dove sta bene un bel territorio una bella struttura sociale dove sicuramente si vive sereni e si può stare tranquilli è chiaro che la guardia non si può abbassare e bisogna fare di tutto per mantenere diciamo, questo um, alto tenore di vita diciamo, di alta qualità della vita uh, sempre al migliore dei modi Antonio Cipelli proprio sul personale eh, il SAP ha fatto no, spesso delle battaglie importanti facendo precise richieste in parte credo Già l'altra volta avevamo detto forse in mia parte qualcosa si era mosso, però complessivamente. Ma complessivamente la situazione è uguale a prima, e come ho detto e ripetuto, fino alla noia, sicuramente eh, andrà peggiorando nei prossimi anni, perché purtroppo eh, il turnover eh, è una realtà eh, impietosa che caratterizzerà non solo eh, il pensionamento e l'assunzione la, di nuovo personale per le forze di polizia, ma per tutta la pubblica amministrazione. Quindi nei prossimi 4-5 anni ci sarà una carenza di organico a livello nazionale di circa 50.000 unità. Eh, qui ad Arezzo siamo sotto a livello provinciale di 100 unità circa. E quindi anche volendo impegnarsi come ha fatto appunto in questa occasione la squadra mobile lavorando anche 12 ore al giorno, però non è concepibile che si possa eh, sempre lavorare in questo modo, in queste condizioni. Il sindaco giustamente ha parlato anche della senescenza del personale, anche per quanto riguarda le forze di polizia a livello nazionale, è una, è una dura, una cruda realtà anche questa. Eh, io a livello locale avevo predicato diciamo così, una, una razionalizzazione delle forze in campo, eh, qualcosa, qualche piccola cosa sono riuscito ad ottenere dopo numerose insistenze con la chiusura del centro montano di Badia Prataglia che peraltro però per questa città non ha portato a niente perché poi i colleghi visto che il Ministero non ha neanche i soldi per pagargli il trasferimento d'ufficio sono stati aggregati alla, alla Polizia Strada di Poppi e quindi, quindi non hanno fatto, tanta strada, non diciamo, hanno fatto eh. molta strada <ride> perché era l'unico sistema per risparmiargli la legge 100 cosiddetta che è il trasferimento d'ufficio con il conseguente pagamento di emolumenti straordinari eh, io avevo proposto, l'ho detto più volte la chiusura dei corpi di guardia tuttora ci sono dei centralini della il centralino della prefettura che è gestito da personale di polizia una cosa ver vergognosa mi sono rapportato con quattro prefetti eh, gli ultimi due addirittura non mi hanno manco risposto, io gli ho mandato delle, delle lettere molto, molto chiare, molto semplici, nelle quali chiedevo un impegno anche da parte loro in quanto autorità, chiedevo a loro di dare l'esempio e di rinunciare a determinati servizi. Tuttora abbiamo due poliziotti che fanno da autisti al, al prefetto e che fanno gli autisti dei vari funzionari della prefettura. Sono piccole cose, però se cominciamo a sommare 2, 5, 7 alla fine si recupererebbero una decina di persone molto più proficuamente impegnabili in altri settori. A livello nazionale poi non ne parliamo, insomma che mh, sono anni che predichiamo l'unificazione delle forze di polizia, perché chiaramente eh, nonostante sia stato fatto... Eh, si è stato chiuso il corpo forestale dello Stato, tra l'altro in maniera disgraziata, militarizzando di fatto personale civile che storicamente era sempre stato civile. Eh, comunque tuttora abbiamo un sacco di corpi di polizia con un, una dispersione di risorse umane e logistiche calcolate intorno al 40%, quindi visto che purtroppo eh, nonostante l'impegno dichiarato di assunzioni, concorsi straordinari, andremo verso una, una recrudescenza di questo fenomeno della mancanza di personale, ci vuole un impegno a livello nazionale ma anche a livello locale, perché pensare di poter risolvere i problemi con il personale che arriverà mandato dal Ministero nei prossimi anni è, è veramente assurdo, impossibile, non, non arriverà più nessuno. Questo l'hanno già detto, e soprattutto in città medio-piccole come la nostra. Ma mi era sembrato di avere sentito da, da parte di qualche nostro politico che forse ad Arezzo ne erano stati destinati altri sette. No, un, sono arrivati otto oh, ecco, poliziotti. Scusa, però scusa. ne sono nati via venti negli ultimi anni. Sì, ne sono arrivati otto, però il problema è sempre e quello. quello e trovo. nel futuro prossimo, oltre ai 10-15 che sono andati via nel, nel corso dell'anno, nel futuro prossimo andranno via altrettanti. Quindi okay. c'è un. Un impinguamento di 7-8 unità a fronte dei 10-12 che vanno via, ecco questi sono numeri un po' diciamo uh, generici, che, su, generici sì. che sto dando, ma non tanto lontani dalla realtà. Infine, quando la nota in cui si commentava il, questa brillante operazione, c'era anche come dire, un messaggio che a volte il silenzio, quello che sembra essere, no, un'immutabilità delle cose, no, invece. Bisognerebbe forse ecco, era un riferimento anche a qualcuno non specificato della maggioranza che forse era, scalpitava un po' nel chiedere interventi sul Pionta e, e ovviamente il sindaco non poteva parlare di che cosa stava accadendo. Ma io non potevo parlare perché di questa operazione la conoscenza fin dal suo insorgere. Il Questore ha avuto l'eleganza di mettermene al corrente ma chiedendomi cortesemente di. Non diffondere la notizia perché questo sarebbe stato devastante rispetto alla necessità di mantenere il segreto sulla parte, non tanto istruttoria, ma proprio sulla parte di intelligence e di indagini. E quindi io me la sono tenuta per me, ci siamo però sentiti più volte perché io avevo una forte pressione sia da parte dei cittadini, sia da parte anche dei, dei miei... Diciamo, sostenitori politici per fare qualcosa, visto che il questore mi ha chiesto di allentare la pressione della polizia locale sul Pionta. Non potevo che eh, a, come dire, eh, ottemperare alla richiesta che il questore mi aveva fatto per fare in modo che l'esito finale fosse quello che è stato. E quindi quello che io ho voluto dire in quella nota, fidatevi del vostro sindaco, se sta zitto forse non è perché dorme, è perché non può parlare. Quindi i risultati comunque hanno parlato da soli, io sono contento di come sono andate le cose, spero che questo per il futuro porti consiglio rispetto alla necessità eh, sempre e comunque di... Eh, apparire sui social che non mi convince personalmente io ho un, un, un profilo facebook istituzionale dove esco raramente soltanto con le questioni che riguardano l'istituzione che ho l'onore di rivestire cioè quella di sindaco e non mi sogno neanche lontanamente di andare a fare il bla 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 del tutti i giorni come molti anche dei miei amici personali fanno ma questo è uno stile personale che non intendo non credo si possa trasferire ad altri però ecco eh, Fidatevi il vostro sindaco qualche volta. Grazie al Sindaco Alessandro Ghinelli, grazie a Gercardo Pappacena, Antonio Gibelli, Piago Franchini. Grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana e parleremo del, anche di questa nuova cosa della Casa delle Culture. Eh, questa cosa che avete presentato Bene, fa qualche giorno fa. Bene. Alla prossima.